Non ho parole. Fragola. Che posti? Stiamo girando un film. Spingere. Amici del canale, buongiorno! Questo è il tour del Austria. Gli unici due partecipanti sono l'intramontabile Mitch, seppure acciaccato e con la moto singhiozzante talvolta, è riuscito a essere qui tra noi un eroe. E il mitico Ricky Correa, che ha giurato a se stesso di non perdere mai più un giro. Non sto perdendo uno. Stamattina abbiamo svegliato il gallo prima che ci svegliasse lui. Sono le 10:15 più o meno e siamo a fare già la prima vera pausa di questo giro. Sai che c'è qua a terra, raga? Sarà mica il pezzo della moto. È un'etichetta. No! No! Non ci credo! Coach! No, dai ragazzi, non questo è... Non pensavo neanche esistesse la marca New York Coach. No. Non ho parole. Amici del canale, dopo questo caffè di metà mattina direi, siamo ancora sulla Val Camonica, in una trentina di chilometri dal passo dell'Altonale e la Val del Sole, nella speranza che ci sia sole. Edolo, la località che congiunge la Val del Sole con questa bellissima Val Camonica, con le montagne davanti a noi del Parco dell'Adamello. Ci tocca? Ma sarà uno di quei trenini di montagna molto veloci che se ne andranno via subito. Sì, ma quanti ne passano? Oh! Casellante! Quanti ne passa? Hai voglia quanti ne passa qui? Tanti! C'è lo smistamento! Smistamento. E benvenuti nella Ponte di Legno! E adesso, prima di giungere alla Val di Non, affronteremo le bellissime curve del Passo del Tonale. Passo del Tonale, che bello! Temperatura gradevolissima, 22 gradi e continua a scendere, 21. Questo sarebbe il cartello del passo, non si legge più niente. Quante case, quanti alberghi, i market. Ciao Tonale, in realtà è una città. Dunque proseguiamo ragazzi, direzione Val di Non. Magari riesco anche a mordermi una mela. Ehi, mela! Prime immagini della Val di Non, le prime curve anche, come arrivano gli altri motociclisti in senso opposto, e quindi vi lascio immaginare quanto sia gasante questa strada. Bellissimo questo pezzo, finito anche CIS, strada chiusa. È chiusa? Sembrerebbe, ma ce ne sono tantissime, qua non è un problema. Scusa, la strada di qua è chiusa? Chiusa solo per i camion o corriere. Ah, si può passare allora? Semaforo lì e basta. Ma... Grazie mille, se volete possiamo andare ovviamente. Vogliamo fare 5 minuti di pausa? Ogni tanto qualche piccola sosta. Da che ti puoi vedere la seconda parte? Sono alla terza. Sei la terza puntata? Ah, non c'è tempo! Bravo! Te lo ricordi? Ragazzi, se volete due mele, le prendiamo da qui. La Val di Non. Si può capire tranquillamente che è la Val di Non grazie alle sue mele tipiche della Val di Non, bellissime. Ciao Andrew. Ti ricordi dove siamo qui? Quanti anni fa? Aspetta. Parecchi, 2020. E stava arrivando un temporale della Madonna. Mi ricordo che eravamo in diversi. Guarda, adesso abbiamo invece Ricky. Quindi ragazzi, siamo in Val di Non. Temporale, senti che botte. Ah, ma no, è la pancia mia. C'ho una fame di canederli. Eccoci qua, ancora una volta sulla Val di Non. Il buon Giorgio non perde un fotogramma. Saluta la Sabri. Ciao Sabri. Ciao, mi manchi tanto. Non ci credere, mancano solo da 4 minuti. Cioè. In effetti sta tuonando, quindi non è la mia pancia. Lago di Santa Giustina, Ricky. Volevi sapere come si chiama sto lago? Santa Giustina? La conosci? No. No. Non la conosciamo, ma ci piace molto. È impressionante ma bellissimo allo stesso tempo vedere quanti campi ci sono di coltivazione di mele. La mela della Val di Non è prelibata, è cambiato completamente il panorama. Qui abbiamo una roccia rossa, non so se è abbronzata visto questo grandissimo sole, però wow, il trattore col carretto che raccoglie le mele, il nonno che ha il campo di mele, poi ci fa i sidri. No, che spettacolo, adesso siamo immersi nei campi di mele, a destra e a sinistra. Ed ecco che leggo i primi cartelli relativi alla salita del Passo della Mendola. Quindi sui tornanti, cazzo, non riuscivo. Ma porca cazzo, speravo che non arrivi Alfonso. Sì, stai attento a mettere il sedere così fuori.
Qui siamo sul passo dell'Amendola. Curve magnifiche, ragazzi, ve lo consiglio magari a salire, quindi dalla parte, diciamo, di Bolzano verso la Val di Non. Ragazzi, stupendo. E se poi avete voglia di sostare ogni tanto a fare qualche foto mentre questi due ridono come due pazzi, lo puoi fare perché c'è questo bellissimo panorama. Ma perché devi dire schifezze anche in montagna? Ma poi davanti alla chiesa. Sia lodato Gesù Cristo. Perché? Questo gruppo però lo sappiamo che è gente seria, che è una minga. La vuoi smettere? Ci nutriremo un po' più in là. Sì, sì, c'è troppa gente, poi qua rischiamo veramente di perderci due secoli. Andiamo giù e troviamo un posticino dove nutrirci, dai, 12 e mezza ci può anche stare. Va bene? Benissimo. Non so che cosa facciano. Amici del canale, pausa pranzo e Mitch non poteva far altro che ordinare un gelato alla fragola. Però è incredibile, guardate, c'era. Bene amici del canale, abbiamo mangiato. Adesso ci stiamo dirigendo verso Bolzano per affrontare poi le curve del passo di Costalunga verso il lago di Carezza e quindi la Val di Fassa. Siamo circa a metà del percorso e se rimane tutto così arriviamo ad un orario perfetto per la cena. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Non so se è giusto di qua, no, boh, non si sa, il navigatore impazzisce tra dentro e fuori da queste gallerie. E conquistato il passo ah, l'hanno cambiato! No, bellissimo! È diventato il passo di Carezza! Ah no, aspetta, 150 metri più in là era il passo di Carezza e qui è il passo di Costalunga. Quel cartello lì me lo ricordo benissimo, era passo di Costalunga anche lì. Eccoci qua amici del canale, siamo arrivati davanti al lago di Carezza. Purtroppo hanno seccato via tutte le piazzole di sosta, siamo costretti a stare in mezzo alla strada, scusate. Uè, ciao Roccia, mamma che posti. Che posti. Indovinate un po' ragazzi, piove! Mamma mia, però adesso sta venendo giù molto bene. Ah, che scatole ogni volta che piove. Ma che poi piove con 25 gradi, cioè. Madonna, siete due matti. Io voglio quelli con le cerniere laterali per fare Ragazzi, ha ufficialmente smesso. Magari, Ricky. Siamo a Vigo di Fassa, in Val di Fassa, ovviamente. Vigo di sfiga. Mazza, sta aumentando. È la nuvolona nera, ovviamente, ci segue sempre. Allora, al Tarvisio. Brutto? Amici del canale, passo Fedaia. E siccome noi viziosi abbiamo voglia sempre di qualcosa di dolce, strudel! Metti i guanti invernali? Beh, è proprio la stagione ideale adesso. Ragazzi, vi ricordate? Quando tuona sta per smettere! Quando tuona sta per smettere, figa! Tornate da Asiago, mi è preso un acqua! Vabbè, ma quello lascia perdere, non lo dire tu! Si va, sei pronto, Mitch? Oh, vedete lì, c'è questa specie di apertura, si vede il sole! Usare molta prudenza, perché le strade sono umidicce e non si capisce bene dove veramente siano bagnate o no. Ed eccoci nella valle di Cadorre! Cadorre! L'ho detto con due R, ma ce n'è una sola. Col cuore? Gli ultimi 100 km li facciamo. Cazzo, ma io sento antipioggia. Cioè, Ricky sembra che si è pisciato addosso, ma come mai? E mancano ormai solamente pochi chilometri. Tarvisio, stiamo arrivando. Abbiamo superato da poco il tagliamento e il tempo è sempre peggio. Città di Tarvisio. Vediamo dov'è il nostro hotel. Il navigatore mi manda di qua. L'ho visto. Vogliamo tornare indietro? Ragazzi, saluta la nostra e al giro che boh. Punto di domanda visto il meteo. Amici, ha smesso di piovere. Stiamo girando un film, spingere. Non c'è speranza di fare una frase seria. Qua ci sono 120 anni in due. Sembra che in questo momento abbia smesso di piovere, però ovviamente non c'è nessuna speranza per domani.